Ciao a tutti. Temo di aver perso un'amica e nell'impossibilità di salvarla perché virtualmente è impossibile aiutare qualcuno che non sa, non si rende conto di aver bisogno di aiuto, ho deciso di dedicare qualche minuto a persone che stanno lì fuori, che magari vivono un momento o un lungo momento di fragilità, di depressione, di confusione. Magari sono semplicemente alla ricerca di qualcosa di più, qualcosa di più vero, qualcosa di più felice nella loro vita, che possono cadere vittima di individui meschini che sfruttano questa debolezza momentanea, queste pareti molto sottili della mente e dell'anima delle persone per i loro scopi, quali che si siano, vuoi gonfiarsi l'ego o semplicemente di gonfiarsi il conto in banca. Normalmente avrei fatto un video molto veemente, molto più di pancia e anche pieno di blasfemità cthuliane, probabilmente, ma ho deciso di lasciare acquietare il malessere interiore che mi sta accompagnando da mesi, perché non volevo che questo video fosse motivo di odio, di accanimento, incomprensioni, che sono cose che spesso sfociano da qualcosa fatto troppo distinto senza vedere le cose con un minimo di chiarezza da fuori. Voglio leggervi il racconto di una donna che ha impiegato 5 anni solo per rendersi conto di star facendo parte di una psicosetta e uscirne. Poi magari aggiungo qualche link o se avete qualche link con informazioni in merito all'argomento interessanti potete mandarmele, le metterò nell'info box. Voglio leggervi le parole di una persona che ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza in modo che possiate ascoltarle in tranquillità, senza pregiudizi. E magari possiate riconoscere nelle sue parole qualche sfumatura, qualche situazione che magari avete già visto, che vi suona familiare nella vita di persone a voi care o nella vostra. E possiate rendervi conto magari che quella che può sembrare vista da fuori di primo acchito un'esperienza meravigliosa di riscoperta e di crescita, magari non è una abbagliante luce divina, ma sono gli abbaglianti di un camion che sta per travolgervi. Ci sono dei segni, delle sfumature, delle parole che se conoscete in anticipo potete riconoscere e magari evitare situazioni veramente molto spiacevoli. Non ho intenzione né avrei le competenze per tenere una lezione di psicologia e volutamente userò la voce di qualcuno che c'è stato dentro perché in quest'ambito utilizzare termini scientifici, tecnici, sarebbe assolutamente inutile perché creerebbe una barriera, mentre quello che voglio è che le cose passino. E anche perché nell'ambito delle psicosette, come immaginate dal nome, si parla molto di spiritualità e il loro campo, quello dove operano, è quello delle emozioni, di quello che sentiamo e percepiamo. Si tratta quindi di sfumature, di cose che possiamo capire, intendere, immaginare o fraintendere, e a volte quella che sembra una rinnovata libertà in realtà è solo una gabbia più dorata di quella precedente. Ovviamente vi metterò il link nell'info box di quello che sto per leggere e parla di come è cambiata la vita di questa donna, esperienza che ha raccontato in un libro che si chiama The Burn Zone. È successo tutto molto lentamente, in modo insidioso. All'inizio è come vincere la lotteria, ti sembra di aver finalmente trovato qualcuno che ti capisce, qualcuno che sembra capire quello che cerchi. Vede la vera te, la te completa, la te nascosta, la te che nessun altro vede, la te che era destinata alla grandezza. Siedi di fronte a questa persona e senti così tanta luce, senti Dio. Ti inonda di amore e attenzione, ti rimetti in piedi. All'improvviso stai facendo cose che non pensavi di saper fare, stai crescendo, ti stai espandendo, incontri persone che la pensano come te, hai un obiettivo, una guida. Finalmente per la prima volta hai un posto nel mondo. Sei piena di un'energia nuova, la vita prende una qualità magica. Ogni giorno è una nuova avventura, vuoi raccontare a tutti della tua nuova maestra, dei tuoi nuovi amici. Alcuni reagiscono in modo strano, non come avevi immaginato. Reagiscono con paura, dubbio e preoccupazione. Non capiscono, ti dici, non sono abbastanza svegli da capire, sono addormentati, ti racconti.
Continua la tua storia d'amore con questo nuovo gruppo, con questa nuova maestra. La tua vita sta cambiando in una direzione fantastica e presto ti ritrovi a non voler stare con i vecchi amici che non capiscono la nuova te. Ti senti al meglio con la tua maestra, l'unica persona che ti capisca davvero. Piano piano la tua vita si riempie di queste nuove attività. Magari c'è una lunga pratica meditativa da seguire ogni mattina, nuovi compiti, libri da leggere, film da vedere. Smetti di richiamare i tuoi vecchi amici quando ti telefonano. La tua famiglia comincia a scocciarti, fanno troppe domande e sembrano troppo scettici. La maestra ti dice che la tua famiglia e i tuoi vecchi amici non vogliono che cambi. Vogliono che tu rimanga piccola. Forse è meglio se ti allontani da loro così che non ti possono fermare. Sei d'accordo. I tuoi vecchi amici sembrano infastiditi dal fatto che sei diversa. È più facile evitarli. Cambi numero di telefono e indirizzo mail, così i tuoi amici non possono più raggiungerti. Lentamente tutto quello che ti rendeva te scompare dalla tua vita. Nel tuo affannoso tentativo di crescere e provare cose nuove, lasci che tutti i tuoi vecchi amici del cuore e le tue vecchie attività preferite scompaiano. Prima che te ne renda conto, il gruppo è la tua vita, nessuno fuori capisce. E poi la maestra comincia a mostrarti il tuo io e il modo in cui devi cambiare. Lentamente ti indica tutti i tuoi difetti, perché solo una vera maestra è così sincera, dice la guru. I difetti vengono indicati uno per uno, l'insicurezza comincia a insinuarsi in te, poi arriva l'occulto o qualche altro tipo di forza oscura. Ogni volta che l'intuito ti dice di scappare, di allontanarti dalla maestra, ti viene detto che sono le forze occulte che cercano di portarti fuori strada. Cominci a vedere tutti quelli fuori del gruppo come nemici. A questo punto tutti i tuoi punti fermi sono scomparsi, la tua autostima è scomparsa, il tuo intuito è scomparso, la tua vita è scomparsa. E ti attacchi disperatamente all'unica cosa in cui ora confidi, la tua guru. Alcuni degli altri punti chiave che accomunano tutte le psicosette o questo tipo di gruppi in generale me li sono segnati per evitare di dimenticarmeli. Il guru conferisce valore alle cose che ci si è lasciati alle spalle, più che al presente, in modo da cancellare l'io passato. Il membro così rinnovato, quindi, attribuisce al maestro il metodo ogni suo attuale progresso e successo. Il maestro fa impegnare gli adepti in uno stile di vita nuovo, che li appaga pur non comprendendolo appieno. I membri non sanno bene come il guru li illumini, però pare funzionare, per cui va bene. C'è poca libertà nella vita quotidiana, non ci sono domande senza risposta, nessuna incertezza, perché il guru sa tutto, ovviamente. E per alcuni questo stile di vita, senza doversi affaticare a porsi domande, senza dover scegliere, per alcuni semplicemente un sollievo. Il membro è così raggiante che desidera condividere il nuovo stile di vita con più persone possibile, ponendo il guru e il maestro al centro di ogni futura attività. Il membro può essere costretto a confessare pubblicamente i suoi peccati, a costo di chiedere perdono per fatti che vestiti da fuori non sono nemmeno colpe. Domande e dubbi vengono sistematicamente capovolti in modo che il dubbioso si senta sbagliato, anche solo per aver fatto delle domande. Ove ci sia l'impossibilità di eliminare direttamente fonti insabbiandole, viene impedito al membro l'accesso a critiche o informazioni negative sul culto o sul guru. Il leader spesso prende il controllo dei mezzi con cui il membro potrebbe essere contattato da persone esterne per evitare che possa esserne influenzato. Il leader può alternare casualmente lode e amore con disprezzo e punizione per mantenere il membro legato e confuso, che cercherà in ogni modo di compiacere il maestro in cerca di attenzione. Alcuni culti fanno soldi per sostenersi con mezzi legittimi. Ad esempio il culto di Heaven's Gate a San Diego in California aveva gestito con successo per un periodo di tempo un'attività di web design. Possono usare tecniche ingannevoli di raccolta fonti o richiedere che le nuove reclute apportino significativi contributi finanziari anche dando fondo completamente ai propri risparmi ovviamente. Uscire da una setta è molto difficile, sono pochi quelli che ci riescono perché pochi sono quelli che si rendono conto di farne parte. In questo senso questo video non vuole essere salvifico, quanto più di prevenzione per aiutare a riconoscere alcuni segni e evitare prima che sia troppo tardi. Un modo pessimo per confrontarsi con loro è quello di sbattergli in faccia alla realtà dicendo «Ma come puoi essere così sciocco? Come puoi credere a questa cosa? Si vede lontano un miglio che è una fandonia?» Ti stai facendo raggirare, perché in questo modo si va ad aggredire la persona che già è vittima, già è fragile e abbastanza delicata di per sé,
costringendola a chiudersi a ergere un muro tra di noi, e l'impossibilità di comunicare va a tutto vantaggio del guru, del maestro. Un modo che consigliano è più dolce, che magari è più facile soprattutto all'inizio riuscire a recuperare le persone facendo loro domande in modo molto tranquillo, innocente su come sia il guru, cosa faccia, cosa gli faccia fare, quindi incuriosendosi riguardo alle loro attività, ma cercando in questo modo di far ragionare la persona con la sua testa, porla nella condizione di fare di nuovo domande a se stessa in maniera indipendente e in modo critico, nella speranza che riesca da sola a rendersi conto di quello che sta succedendo, trovando le dissonanze delle cose che stonano e cercando di guardare le cose da un punto di vista più distante. In generale, parlare con delle persone se si è in una situazione difficile è di aiuto, perché condividere i problemi, condividerli, parlarne, serve ad affrontarli, a renderli un po' più piccoli, e a volte parlando con le persone si scopre che anche chi ci sembra super sicuro, super certo della sua vita e sembra avere una direzione chiara, scopriamo che in realtà ha avuto magari gli stessi dubbi, ce li ha tuttora, semplicemente li affronta in modo diverso. Alcuni poi cercano di mettere equilibrio nella propria vita attraverso la meditazione, qualcuno andando a camminare nei boschi, qualcuno tenendo un diario, nei casi più complicati, dove è difficile uscire da soli, a volte bisogna parlarne e può essere molto utile l'aiuto di un psicoterapeuta che conosce il modo più adeguato per affrontare le situazioni. Vorrei porre l'accento su un'ultima cosa, la questione del maestro. Il termine maestro o guru non va a parer mio demonizzato, perché così come lo sbattere la realtà in faccia alla gente come fosse pesce al mercato convince l'adepto della veridicità delle parole del maestro quando questo dice che le persone fuori sono minacciose, cattive, in malafede, allo stesso modo demonizzare il termine maestro gli dà modo di ergersi sopra di noi, poveri cavernicoli, vittime del materialismo, del consumismo e dell'era moderna, perché abbiamo perduto il nostro lato spirituale, e questo gli dà potere e forza. Il fatto è che i maestri esistono, si possono incontrare, possono essere dei professionisti, come potrebbe esserlo il vostro insegnante di yoga, che si occupano di insegnarvi una tecnica di meditazione, di stretching, ma al contempo sono in grado di darvi una visione diversa del mondo, ma potrebbe trattarsi anche di vostro fratello, della fioraia o dell'attaio, persone che non si pongono nel ruolo di maestro, ma che sono in grado, con un sorriso, la parola giusta, farvi chiarezza, di aiutarvi ad arrivare alle vostre deduzioni o anche solo a rasserenarvi una giornata. Delle figure in grado di elevarci spiritualmente esistono, solo che sono un po' come gli eroi. È il popolo che li proclama e li elegge eroi in base al loro comportamento, perché vede della nobiltà nelle loro gesta. Non è mai l'eroe che dice sono un eroe, seguitemi. E allo stesso modo, secondo me, un maestro è improbabile che si erga e si metta su un piedistallo dicendo io sono il maestro, io so. Quest'ultima è una mia piccola considerazione personale. Credo che la vera differenza tra una vita felice e una vita infelice non siano gli eventi che ci succedono, ma il come decidiamo di porci nei confronti degli eventi. Inizialmente questo video avrebbe potuto essere una bomba di parolacce e insulti nei confronti di qualcuno che, qualcuno più colto e letterato di me, aveva messo in un girone infernale, nell'ultimo dei gironi infernali sotto le malebolge, nello specifico a tanto così da Lucifero, ed era il girone dei traditori di chi si fida. Ma questo non sarebbe stato utile, avrebbe scatenato altro odio, altro astio e avrebbe portato solo cose negative. Quindi ho deciso di prendere questo evento che per me è stato piuttosto doloroso per cercare di fare qualcosa di buono e possa essere utile a qualcuno, possa avervi messo la curiosità di andare a cercare altre informazioni, possa avervi messo la pulce nell'orecchio su qualche comportamento che vi suona adesso un po' strano.
A questo punto i miei amici di solito hanno delle grandi frasi fighe ad effetto con cui escono e concludono tutti i loro video. Io non ce l'ho e quindi vi auguro il meglio e